L'obiettivo primario che noi abbiamo per la bonifica a mare è quello di garantire la balneabilità. Quindi, diciamo, il progetto che è stato già fatto e le modifiche che noi abbiamo chiesto per poter valutare vari scenari partono da questo requisito. In primo luogo balneabilità, in secondo luogo riduzione dei tempi, perché noi vogliamo restituire il mare il più presto possibile ai cittadini di Bagnoli e ai napoletani e riduzione dell'impatto ambientale dell'intervento. Questi sono i tre requisiti che noi abbiamo chiesto. Quindi l'eventuale rimozione parziale della colmata non solo non confligge con la balneabilità, perché anzi garantisce la balneabilità, ma garantirebbe anche dei tempi molto più rapidi di bonifica a mare, quindi una restituzione del mare molto più rapida. Anche gli spazi della colmata verranno destinati a attività, se insomma quella parte che resterà ad attività ludico-ricreative con la possibilità di un accesso, e quindi il nostro obiettivo è garantire, diciamo, il mare a Bagnoli. Quindi qualsiasi cosa facciamo, non ci sarà aumento di volumetrie, non ci sarà cambiamento di quelle che sono le soluzioni che già sono state adottate, se non piccolissimi aggiustamenti che sono necessari per fatti tecnici. Noi abbiamo poi idea di avere un accesso libero al mare di Bagnoli, in maniera tale che quello diventi proprio uno dei due polmoni. A ovest Bagnoli, a est il recupero di tutto il litorale di San Giovanni a Teduccio su cui stiamo lavorando, i due grandi polmoni, diciamo, marini della nostra città. Sull'idea delle piattaforme stiamo lavorando da alcuni mesi perché chiaramente è un intervento che ha una sua delicatezza anche per quanto riguarda l'impatto ambientale, quindi ci stiamo confrontando anche con la sovrintendenza, però è un progetto a cui teniamo perché può dare una risposta importante ai cittadini. Il tema del numero programmato sulle spiagge è semplicemente legato a motivi di sicurezza, perché laddove c'è stato un affollamento eccessivo, i fatti dimostrano che ci sono state non solo delle condizioni di pericolo per i bagnanti, ma si sono creati anche episodi di violenza, perché chiaramente l'affollamento non garantisce anche un controllo della sicurezza. Quindi noi dobbiamo combinare l'accessibilità che vogliamo garantire anche con la sicurezza degli utenti.